Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TV Luna Napoli. Oggi domenica 27 aprile, al touchscreen come di consueto Marco Di Bello, e come di consueto partiamo subito con la carrellata delle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali, iniziando con la copertina del Corriere della Sera che punta i fari della prima pagina sulla politica interna. Ora si tratta sul nuovo Senato, questo il titolo di apertura del quotidiano di via Solferino, vertice tra Napolitano e Renzi al Quirinale, invito del Presidente a non irrigidirsi e Berlusconi, crea un nuovo caso europeo con le dichiarazioni circa i lager, i tedeschi ne negano ancora l'esistenza, ha detto l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri. E poi la canonizzazione dei papi, 1 milione di fedeli a Roma per il giorno tanto atteso dai cattolici. Andiamo a leggere l'occhiello. Oggi a Roma Bergoglio e Ratzinger celebrano insieme la canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II. Al centro della prima pagina del Corriere della Sera una notizia sull'Ucraina, la guerra dell'acqua tra Kiev e la Crimea, l'Ucraina la taglieremo, poi la smentita. Infine, a piè pagina, Franzoni ancora pericolosa, la madre di Cogne condannata per l'omicidio del figlio Samuele. Ecco i contenuti della perizia chiesta dal Tribunale sulla Franzoni. È tutto per il Corriere della Sera, passiamo al Mattino. Mattino che oggi apre sui nuovi sviluppi dell'inchiesta che portò all'arresto dell'ex sottosegretario Cosentino e di due dei suoi fratelli. Cosentino, avviso a Berlusconi in una telefonata alla Santanchè, l'ex sottosegretario disse: il Cavaliere non mi riceve, in Campania si rischia un'altra Bosnia. Spuntano, come vi dicevo, nuove intercettazioni nell'inchiesta. Voglio correre ma Dudu mi fa la guerra, è un'altra frase che viene pronunciata dall'ex sottosegretario. In alto, anche sul Mattino così come sul Corriere della Sera, si parla della santificazione dei due papi, due grandi santi, ma l'Europa tradisce Cristo, a parlare il cardinale Mariadiaga, uno degli uomini più vicini a Papa Francesco. Oggi ricorda nel sommario il quotidiano di via Chiatamone la canonizzazione dei papi Roncalli e Wojtyla, ci sarà anche Benedetto XVI. Al centro della copertina del Mattino, una foto della partita tra Inter e Napoli al Meazza, partita finita 0-0 a reti inviolate, azzurri fermati dal palo, allarme Higuain, il Pipita si è infortunato proprio nel finale di gara. A piè pagina, politica. Campania, le alleanze della discordia, presentate le liste per le amministrative, a Torre del Greco mezza Forza Italia con il centro-sinistra. Infine, in prima pagina l'intervento di Romano Prodi che dice: il pareggio di bilancio è un suicidio per l'Italia. Chiudiamo anche il Mattino e vediamo che cosa ci propone oggi il Corriere del Mezzogiorno, che in prima pagina punta i riflettori sulla politica, sulle elezioni amministrative. Il Partito Democratico espelle i pompeiani. Caos nel partito, la segreteria provinciale sceglie la mano dura. Fuori chi è in lista con Gallo, non regge più la maggioranza di Tartaglione. Ieri un'ondata di maltempo si è abbattuta su Napoli, bomba d'acqua, allagati musei e stazioni, questo è il titolo dell'inserto del Corriere della Sera. Giuliano, 12 famiglie sgomberate, a Mergellina è giallo sul cadavere di un 26enne recuperato dal mare.
pubblicato il programma di maggio dei monumenti, ecco gli itinerari nel nome di Benedetto Croce. Andiamo avanti. Al centro, foto di Cosentino e Verdini. Fu Verdini a portare Cosentino da Berlusconi. Padrino di Cosentino lo definisce il Corriere del Mezzogiorno. Nicola, ti porto io da Berlusconi, la frase pronunciata da Verdini in una telefonata registrata dagli inquirenti. E chiudiamo con questo titolo anche il Corriere del Mezzogiorno. Passiamo al Roma, che oggi dedica l'apertura della prima pagina al match tra l'Inter e il Napoli al Meazza. Napoli colpo sfiorato, Higuain si infortuna e 0-0 al Meazza. Gli azzurri fanno tremare l'Inter di Mazzarri, sbaglia Callejon, palo di Inler nel finale. Primo tempo equilibrato, ripresa in chiave azzurra, tifosi in apprensione per il Pipita Benitez, valuteremo Gonzalo nei prossimi giorni. E questa è la fotografia di Gonzalo che viene portato fuori dal campo in barella dopo lo scontro fortuito con il difensore dell'Inter Andreolli, che ha provocato una contusione con sospetta distorsione alla caviglia al bomber argentino. Dunque tifosi in apprensione per la possibile assenza, che però al momento viene esclusa, di Higuain dalla finale di Coppa Italia. Finale di Coppa Italia che, ricordo, si giocherà nella giornata di sabato prossimo alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Politica. Nei box colorati la carica dei 3.000 candidati nei 20 comuni napoletani al voto, tutti i nomi sul Roma, numerose le liste nei centri che andranno alle urne il 25 maggio. All'interno, come vi dicevo, tutti i nomi. Nello stesso giorno si voterà anche per rinnovare il Parlamento europeo. Cronaca nera nell'altro box colorato, ancora spari a Secondigliano, attacco continuo al clan Leonardi, colpi di pistola contro la casa di un uomo vicino ai RAS pentiti e gli 007 tratteggiano la composizione, la nuova composizione del clan della Vanella Grassi. A piè pagina un titolo sul maltempo e un altro che riguarda l'inchiesta sull'ex sottosegretario Nicola Cosentino, che andiamo subito a leggere. Le telefonate di Cosentino, c'è una nuova informativa. L'ex parlamentare intercettato con la Santanchè, il partito in Campania è come la Bosnia, voglio parlare con Berlusconi, disse alla Santanchè Cosentino. E poi maltempo. Napoli in ginocchio, strade ridotte a fiumi di fango, a fuorigrotta clienti di un supermercato completamente allagato, salvati dai vigili del fuoco. A Chiaia crolla un'impalcatura. Può succedere anche questo per una intensa pioggia a Napoli. E veniamo ai titoli di spalla. Mergellina, cadavere in mare e un pregiudicato di grumo nevano è giallo. Caivano omicidio, la vittima uomo dei Ciccarelli. Casa al Nuovo, ritorna a casa col padre, 17enne si schianta e muore. Quarto va a rubare un'auto con il figlio di 9 anni, inseguito e catturato. Infine Acerra, rissa tra famiglie per lite tra ragazzi, 2 feriti e 5 denunciati. Chiudiamo il Roma e passiamo alla prima pagina del dorso di Cronaca Napoli del Mattino. Lungomare, il veto di Cozzolino. Dopo il no ai grandi eventi al plebiscito e polemica sul progetto di esclusione delle auto. Il sovrintendente è nato carrozzabile, ma il comune avanti con la pedonalizzazione. È ancora scontro dunque tra comune e sovrintendenza. Porto di spalla, i porti di Campania e Lazio, un piano industriale unico. Caldoro, ne ho già discusso con il ministro Lupi. La vera rivoluzione, secondo il governatore della regione Campania, per valorizzare senza annessioni. Al centro, maltempo, piove, allagamenti e frane, chiuso il museo MAV.
questi nella foto alcuni dei danni provocati dalla pioggia, alcuni ombrelloni caduti sul lungomare, da Fuorigrotta a Ercolano i danni del nubifragio. Farai la fine di tua figlia, poi il duello a coltellate, seguito sulla rissa scoppiata tra il padre di Emiliana Femiano, la ragazza uccisa dal fidanzato, e uno zio di quest'ultimo. Oggi sul Mattino parla proprio la mamma di Emiliana Femiano. Luisa Falanga difende il marito, provocati dallo zio dell'assassino, ci ha detto infami e lui ha reagito. Quarto, fuga sull'auto rubata con il figlio di 9 anni, la notizia che abbiamo poc'anzi letto sul Roma, sulla prima pagina del Roma, viene riportata anche sulla prima pagina del dorso di Cronaca Napoli del Mattino. Infine, sulla prima pagina del dorso di Cronaca Napoli del quotidiano di Via Chiatamone, l'intervento di Crescenzio Sepe, cardinale di Napoli. La città, dice Sepe, non ha bisogno di eroi, ma di gesti audaci. E dalla cronaca passiamo allo sport, con la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che oggi dedica il titolo di apertura a Balotelli. Sarà un'Italia senza Balotelli quella che andrà ai mondiali? Si domanda il quotidiano rosa. Scarsa forma e polemiche per l'attaccante del Milan, aumentano i dubbi sulla sua presenza in Brasile. Prandelli gli darà ancora chance, ipotizza il quotidiano rosa, ma per il mondiale sta già studiando un piano B che prevede addirittura l'utilizzo di Cassano, finto 9. Intanto la cessione di Mario non è in agenda, ma Monaco e i due Manchester lo seguirebbero con grande interesse. Più su si parla di Napoli e del suo pareggio contro l'Inter al Meazza, un pareggio che fa contente entrambe le squadre. Secondo la Gazzetta dello Sport finisce 0-0 dunque, Mazzarri e Benitez recriminano, ma il primo consolida il quinto posto, l'altro il terzo. Toir, patron dell'Inter, annuncia rinforzi in ogni settore. Icardi polemico per la sostituzione, nessun problema fisico. Bene Kovacic e Ranocchia tra i nerazzurri, palo di Inler nel finale per i partenopei e paura per Higuain, cori razzisti contro i napoletani, curva nord a rischio chiusura. Nell'anticipo, nell'altro anticipo di ieri, quello tra Bologna e Fiorentina, i viola hanno vinto, grande prestazione di Cuadrado, che però sarà assente sabato nel match per la conquista della Coppa Italia all'Olimpico. Un Cuadrado magico ieri al Dall'Ara, tiene in alto Firenze e Bologna sprofonda per il colombiano una doppietta, colpito dai bu ma poi applaudito. Finisce 3-0 la gara, i tifosi di casa minacciano Guaraldi, il presidente rosso-blu. Juve, Conte pesa le punte, Osvaldo ha deluso, Giovinco in ascesa, crescono le quotazioni della formica atomica. Andiamo a vedere il cartellone di oggi per la 35esima giornata del campionato di Serie A, che venerdì ha visto giocare Roma-Milan finita 2-0 e ieri Bologna-Fiorentina 0-3 e Inter-Napoli 0-0. Oggi invece alle ore 12.30 Verona-Catania, alle 15 Cagliari-Parma, Livorno-Lazio, Sampdoria-Chievo, Torino-Udinese, Atalanta-Genoa alle 20.45. Chiude la 35esima giornata del campionato di Serie A Sassuolo-Juventus, che si giocherà domani alle ore 20.45. La classifica dopo i tre anticipi: Roma 85, Napoli 69, a debita distanza di 8 lunghezze la Fiorentina 61 punti e poi Inter 57. Proseguiamo con la lettura dei titoli. Giggs esordio con poker, il Manchester United riparte, doppietta di
Ronaldo in Spagna, Real, ok. Mondo del pugilato in lutto, addio Lo Popolo, ballerino del ring e maestro di stile che a Roma nel 60, alle Olimpiadi di Roma nel 60, conquistò una medaglia d'argento. Moto Gran Premio, Supermarkets a caccia del Tris, Dovi quinto, Valentino Rossi sesto. In Argentina si parte alle ore 19 italiane. Infine, sulla Gazzetta dello Sport, il titolo dedicato alla beatificazione, alla canonizzazione, scusate, di Roncalli e Wojtyla oggi a Roma, due papi santi vicini allo sport. Chiudiamo con questo titolo la carrellata delle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Andiamo a vedere che cosa ci propongono le pagine interne dei quotidiani locali. Mattino Corriere del Mezzogiorno e Roma. Iniziamo proprio dal Mattino con una pagina sulle elezioni amministrative. Campania, la carica dei candidati, alleanze in frantumi, liste al veleno a Torre del Greco, mezza Forza Italia con il centro-sinistra, nuovo centro-destra diviso a Nola. Di spalla, riflettori puntati sulla sfidante di De Mita. Sfido Ciriaco per dare un futuro a Nusco, tra noi divario di 49 anni a parlare, e Rosanna Secchiano, ingegnere chimico di Guardia Lombardi, che da 7 anni vive a Nusco con la famiglia. Sono tanti i comuni che andranno al voto il 25 aprile. Tra gli altri c'è anche Casal di Principe, come sottolinea il Mattino nel sommario. Ancora politica, nella pagina successiva si parla di alleanze a destra e del Partito Democratico nel caos, sotto accusa i due segretari, la base insorge contro i capi bastone, i dirigenti scelte imbarazzanti. Tartaglione, leader regionale del Partito Democratico, io non ero d'accordo, dice, la responsabilità è di Carpentieri, il solito scarica barile, il leader regionale ammette, è vero, ci sono stati problemi, un mese per ritrovare l'unità, la deputata nel mirino per le vacanze a Dubai, taglia corto è la mia vita privata. Che cosa succede invece in Forza Italia? Lo vediamo andando a Pompei, dove i due partiti che si sono alleati si presenteranno alle elezioni senza simbolo. A Torre del Greco, resa dei conti nel partito di Berlusconi dopo l'addio dei due coordinatori. Qui vediamo la mappa dei comuni al voto, dei comuni in provincia di Napoli al voto, sono 21, i più grandi: Marigliano, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Pompei, Gragnano, Santa Maria la Carità, Sant'Antonio Abate, Nola, questi i comuni più popolosi al voto nella provincia di Napoli. E adesso vediamo la situazione in Forza Campania, unica lista ma ammessa con riserva. Il gruppo vicino a Cosentino si è presentato a Gragnano, ma rischia l'estromissione. L'ex sindaco di Sant'Antonio Abate, intanto ricoverato in ospedale, rinuncia in extremis alla competizione elettorale. Corriere del Mezzogiorno, politica. Pompei, scompare il simbolo del PD, i traditori saranno espulsi. Anche a Torre del Greco, intesa con il centrodestra per Raia sindaca, ma non si capisce perché qui il partito non sia stato commissariato. A Pagani il salto del grillo, l'uomo di destra corre con i democratici. Ancora politica. Intervista ad Orfini,
giovane turco, in Campania un disastro dopo l'altro, più che una maggioranza, giochi di potere. C'è qualcuno che pensa di sostenere Caldoro e allearsi con Nuovo Centrodestra? Per me è davvero assurdo. Intorno alla candidatura renziana di Tartaglione c'è stato un patto senza senso, afferma Orfini. Infine, il Corriere del Mezzogiorno punta i fari su Casal di Principe, in campo Natale, simbolo anti-clan. E dalla politica passiamo al porto di Napoli. Il TAR affonda il comitato portuale scelto da chi non aveva poteri, accolto il ricorso degli spedizionieri, commissario senza competenza. Tutti gli atti adottati finora sono soggetti a possibili impugnazioni, annuncia Il Mattino. Un parlamentino che vota il bilancio e decidere su opere e commissioni, questa è la funzione del comitato che è stato bocciato dal TAR. Tra i membri, rappresentanti istituzionali dei lavoratori e delle imprese dello scalo di Porto, si parla anche sul Corriere del Mezzogiorno. Ecco la ricetta di Lupi. Napoli e Salerno siano uniti, per il ministro la strategia di integrazione è necessaria. Grimaldi, commissario all'autorità partenopea, vedremo, dice il ministro dei trasporti. E adesso parliamo del concerto evento in piazza del Plebiscito, sì, da Caldoro al governatore della regione Campania, che sul forum annuncia ora si cambia sul forum delle culture per il porto, infine gestione unica da Salerno a Civitavecchia. Dopo il disgelo con il sindaco, il presidente della regione dice non si discuta soltanto della piazza, e della piazza è tornato a parlare ieri il sindaco De Magistris. La nostra redazione ha raccolto le sue dichiarazioni, andiamole subito a sentire. Piazza Plebiscito vivrà sempre di più, come vogliono tutti i nostri concittadini, una piazza aperta, una piazza da vivere, una piazza piena di energie e di creatività. Poi quando troviamo anche qualcuno che la considera talmente bella da voler pagare e da voler contribuire a riqualificare i nostri monumenti in un momento di crisi economica, è ancora più bello. Quindi bene, risorse pubbliche, risorse private per il bene comune, ma non vivrà solo Piazza del Plebiscito, vivrà tutta Napoli, aprendo gli spazi a tutti coloro che li vogliono occupare per la cultura, per l'arte, per la musica. Ci dobbiamo abituare al fatto che Napoli vivrà, e questo è un fatto enormemente positivo, di ondate sempre crescenti di turisti. Questo è un bene per l'economia, per il commercio, per la città, e bisogna abituarsi a nuovi flussi di traffico umano, quindi regolare meglio la mobilità, rafforzare il trasporto pubblico. Quando vieni invasa dai turisti c'è anche qualche disagio, ma questa è la bellezza di essere una delle città più belle del mondo. A Roma è così a Venezia, è così in tutte le città belle del mondo, sarà così anche a Napoli. E i napoletani sono contenti che ci sono turisti, perché è un motivo di orgoglio per noi, per la nostra città, per la nostra cultura, per le nostre tradizioni, ma anche per la nostra economia. Basta vedere quanti turisti stanno nei negozi e nelle attività produttive della nostra città. Continuano dunque il braccio di ferro, continua tra la soprintendenza e il comune di Napoli, come scrive anche il giornale di Napoli. Braccio di ferro sul Plebiscito è proprio il titolo della prima pagina del giornale di Napoli. Poi Francesco Borrelli denuncia 4 dipendenti della soprintendenza che lo aggrediscono mentre fotografa l'ente. Domani incontro a Roma con il ministro Franceschini, il ministro dei beni culturali Franceschini, per il concerto di Mika sponsorizzato da Nutella, concerto in programma per il 18 maggio. Intanto però arriva un altro no di Cozzolino, il soprintendente. Nato Carrabile, perché trasformarlo? Riferendosi al lungomare, dice il soprintendente, ma il comune non ci sta e ha già detto che andrà avanti sulla pedonalizzazione. Andiamo adesso alle nuove
intercettazioni nell'inchiesta che ha portato all'arresto di Nicola Cosentino. Facciamo vedere la nostra forza. Cosentino detta la linea al telefono. La procura deposita nuove conversazioni per dimostrare che l'ex parlamentare non è un politico bruciato. In particolare una telefonata a Verdini che dice a Cosentino: vieni a Roma che domani andiamo da Berlusconi. E di una nuova informativa nell'inchiesta su Cosentino parla anche il Roma, che punta su altre dichiarazioni. Qui è come la Bosnia, disse l'ex sottosegretario a Daniela Santanché in una telefonata. Berlusconi e mio padre, deve dirmi cosa gli ho fatto di male, aggiunse Cosentino. E adesso parliamo del maltempo. Un'ora di pioggia e grandine mandano in tilt Napoli. Nessun ferito, ma centinaia di chiamate ai vigili del fuoco per situazioni di pericolo. Impalcatura si stacca a Chiaia, finestra divelta a Posillipo, fiume d'acqua ad Agnano ed al rione Traiano. Il nubifragio paralizza anche la provincia, ad Ercolano chiuso il museo MAV, allagato dalla pioggia. I locali del museo virtuale invasi dall'acqua, sprofondamenti e buche nelle principali strade della città. Tutta Napoli al collasso dopo 20 minuti di pioggia, titola il Roma. Impalcature divelte, sedie e tavolini volati sugli scogli del lungomare, clienti intrappolati in market. E queste sono alcune dei danni provocati dal maltempo. Gli ombrelloni divelti sul lungomare e le sedie scaraventate sulla scogliera, sempre in via Caracciolo. Riviera dove le strade si sono trasformate in piscine. Ecco qui un'immagine significativa, la ingrandiamo, di come era ridotta ieri dopo l'acquazzone la riviera di Chiaia. Ci sono anche delle reazioni. L'assessore alla municipalità Boccalatte attacca il comune: un sindaco non può permettere queste scene da terzo mondo. Nubifragio e poi cadavere in mare, venuto alla luce dopo la mareggiata. Ce lo fa sapere il Roma. Giallo a Mergellina, dove la capitaneria di Porto ha recuperato il corpo del 26enne. È successo attorno alle 17, quando alcuni clienti degli chalet davanti al largo Sermoneta hanno notato questo corpo che galleggiava, corpo che appartiene ad un pregiudicato. A questa notizia dedica una mezza pagina il Roma. Cadavere in mare e un pregiudicato. C'è anche la fotografia del corpo riverso sulla battigia dopo il recupero da parte della capitaneria di Porto, e giallo sulla morte di questo 26enne che è di Grumo Nevano, a precedenti per violenza sessuale e per rapina. Cambiamo argomento. Comune, arriva il codice etico per i dipendenti, stretta dopo le inchieste interne, 21 articoli con obblighi e divieti, posto a rischio in caso di violazioni. Nella stessa pagina, caos traffico, i vigili si difendono, i disagi non è colpa nostra, ingorghi nei giorni festivi, in campo 200 caschi bianchi, gli unici idonei indisponibili. E proprio a proposito di traffico, vi ricordo che da domani parte il nuovo dispositivo antitraffico varato dal Comune di Napoli per contrastare l'inquinamento atmosferico. Su questo argomento abbiamo preparato un servizio che vi proponiamo.
Scatterà dal 28 aprile 2014 il divieto di accesso e circolazione sull'intero territorio cittadino il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 11.30 e il giovedì dalle 15 alle 18.30 fino al 31 dicembre 2014. La Giunta del Comune di Napoli ha approvato una delibera dedicata alle azioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Nel provvedimento è prevista una limitazione programmata del traffico estesa all'intero territorio, indirizzi per il controllo delle emissioni in area portuale e quelli per il coinvolgimento di provincia e regione. Si tratta di un atto contenente una serie di misure di carattere strutturale per rispondere al tema dell'inquinamento atmosferico. Inoltre è istituita una domenica ecologica al mese nel corso nella quale è vigente il divieto di circolazione su tutto il territorio cittadino nella fascia oraria 9.30-13. In particolare sono state individuate le seguenti domeniche fino al mese di agosto: 11 maggio, 1 giugno, 6 luglio, 3 agosto. Tenete dunque a mente questi nuovi divieti. E adesso parliamo del bosco di Capodimonte, slalom tra i rifiuti a Capodimonte, meglio chiudere il parco, afferma la municipalità, cartacce e cestini stracolmi come quelli che sono stati immortalati nella fotografia pubblicata nell'edizione di oggi a pagina 40 dal Mattino. Ma nonostante ciò il museo di Capodimonte è affollato dai visitatori, non un bello spettacolo per i tanti turisti che in questi giorni sono nella nostra città. Palazzo Penne, addio al degrado. La regione stanzia 13 milioni di euro per il restauro del complesso che risale al 1406 ed è un raro esempio di architettura civile. Passiamo alla cronaca nera. Quell'uomo ha gridato: farai la fine di tua figlia. Parla la madre di Emiliana Femiano, la ragazza uccisa dal fidanzato, condannato poi a 30 anni di carcere. Mio marito offeso e minacciato, giustifica così la lite con lo zio dell'assassino. I cugini del mostro hanno portato la mia ragazza al macello, accusa la madre di Emiliana Femiano. Da quando lei è morta noi non viviamo più e abbiamo chiuso tutte le attività, ha detto la ragazza di Emiliana Femiano, che qui vediamo felice prima di essere uccisa. Ancora cronaca nera nella pagina successiva, ladri in fuga, nell'auto un bimbo di 9 anni. È il figlio di uno dei ladri, il padre del bambino è finito agli arresti domiciliari, starà a casa con il figlio, lo stesso che ha portato con sé per rubare l'auto. A folle velocità i ladri sono fuggiti per le vie di Quarto dopo il tentato furto della macchina, paura e incidenti, poi l'auto è stata fermata dai carabinieri. Durante la corsa speronate le macchine nel traffico e quella dei militari. Il piccolo per fortuna è rimasto illeso. Nella stessa pagina si parla dell'omicidio Iavarone. Anche su questo argomento abbiamo un servizio che vado a proporvi subito. È ritenuto dagli investigatori affiliato al clan Ciccarelli, che gestisce lo spaccio della droga nel famigerato Parco Verde di Caivano. Mattia Iavarone, 36 anni, ucciso con numerosi colpi di pistola nella sua auto, mentre era fermo nei pressi del campo sportivo di Cardito, sempre nel napoletano. L'uomo conviveva con la figlia di Rosa Amato, soprannominata Rosetta Terrorista, attualmente agli arresti domiciliari, ritenuta dagli inquirenti colei che gestisce lo spaccio nel Parco Verde. Iavarone è stato raggiunto da 9 colpi calibro 9 esplosi da una mitraglietta Uzi. 2 lo hanno raggiunto al mento, 1 alla gola, 6 alle spalle. A terra, vicino alla sua Fiat 500, i carabinieri hanno trovato 2 cartucce dello stesso calibro inesplose, segno che forse l'arma si deve essere inceppata durante l'esecuzione. Nell'abitacolo invece 3 bossoli e 3 ogive deformate dall'impatto contro il metallo della vettura. Secondo i militari dell'arma di Casoria, guidati dal capitano Pierangelo Iannic,
L'omicidio di Iavarone potrebbe essere messo in collegamento con il ritrovamento avvenuto sempre ieri sera proprio a Casoria in via Fosso del Torricchio di una Ford Fiesta completamente distrutta dalle fiamme, rubata a Caivano lo scorso 14 aprile. Nell'abitacolo c'erano un bossolo, un'ogiva, una cartuccia inesplosa, tutti calibro 9 e tutti compatibili con la mitraglietta Uzi usata per uccidere Iavarone. In auto anche una pistola Magnum 375 con la matricola brasa completamente carica, forse l'arma di riserva dei killer. Iavarone è punito per aver violato le regole del mercato della droga, scrive oggi il Mattino. Dietro l'ultimo agguato a Cardito, i registi della faida dei bruciati. Il boss Iavarone gestiva 50 piazze di spaccio. Andiamo avanti. Movida violenta, sotto assedio il Granatello a Portici, ragazzi ubriachi, risse e caos. La questura invia nella cittadina i reparti antisommossa per evitare danni. Bloccata dalla pioggia l'unica via per il porto, afflusso in parte limitati ieri. Ancora provincia, si parla di Pompei, agli scavi altre tre domus restaurate e poi chiuse. E a Stabia gli affreschi lasciati sotto la pioggia. Infine due notizie di economia, una notizia di economia per chiudere la parte della rassegna stampa dedicata alla cronaca. Boom di fallimenti, più 25% in Campania, chiuse 288 aziende nei primi tre mesi, 3.000 nel resto d'Italia. La stessa notizia viene data anche dal Roma, Campania le aziende affondano, in tre mesi fallimenti a più 26%. Nel primo trimestre 2014 al tappeto 3 imprese al giorno, concordati più 75%. E come vi dicevo, questa è l'ultima pagina della parte dedicata alla cronaca. Andiamo allo sport e naturalmente parliamo subito del pareggio tra l'Inter e il Napoli al Meazza. San Zero, tutti felici. L'Inter rinforza il quinto posto, il Napoli il terzo con più 8 sulla Fiorentina, quarta in classifica. La squadra di Benitez, scrive nel sommario la Gazzetta, soffre l'inizio sprint nerazzurro ma sfiora il colpaccio con Iller fermato dal palo. Prova di maturità di Kovacic in mezzo al campo. Inter in calo fisico nel finale, azzurri imprecisi e un po' svagati. Cagliacon si mangia un'occasione gol clamorosa nel primo tempo. È il nono pareggio in casa, Mazzarri si rassegna, l'ex tecnico azzurro, anche qui punti persi, ha detto dopo la partita. E adesso andiamo a vedere le pagelle della Gazzetta dello Sport, che assegna 6 al Napoli, bravo Reina, che sicurezza, Giorginio non si accende, migliore in campo secondo il quotidiano rosa Iller, 6,5 il voto per lo svizzero, 6,5 anche per Reina, 6 per Enrique, 6 per Albiol, 5,5 per Britos e Goulam, 5 per Giorginio, 5,5 per Cagliacon, 5 per Mertens, cui ieri è mancato il guizzo, 6,5 per Insigne, 5,5 Higuain, 6 Amsic senza voto, Pandev che ha sostituito nel finale il Pipita infortunato, 6 per l'allenatore del Napoli Benitez. Dicevamo dell'infortunio di Higuain, paura Higuain che botta, Napoli lo aspetta in Coppa, Gonzalo KO, contusione alla caviglia destra, per la finale di sabato c'è ottimismo, il tecnico potevamo vincerla, va bene così, ha detto Benitez dopo la partita, partita che ha visto nuovi cori contro i napoletani, la curva nord a rischio chiusura per due gare. Lazio è una giornata della prossima Serie A per i cori intonati contro i tifosi napoletani.
E adesso veniamo alla prima pagina di Sport del Mattino. Azzurri fermi al palo, naturalmente si fa riferimento al legno centrato da Inler dopo una sgroppata sulla tre quarti avversaria. Le pagelle del Mattino, che titola così: Inler ottimo nel gioco e nel tiro, torna un super Albiol in difesa, Higuain generoso ma senza grandi guizzi, Callejon spreca una clamorosa palla gol. Le pagelle: Reina 6 e mezzo, Enrique 5 e mezzo, Albiol 6 e mezzo, Britos 5 e mezzo, Goulam 6, Jorginho 5 e mezzo, Inler 7, migliore in campo anche secondo il Mattino, Callejon 5 e mezzo, 5 e mezzo anche per Mertens, 6 e mezzo per Insigne, un altro 5 e mezzo per Higuain, 6 per Amsic, senza voto Pandev, che ha giocato, come vi dicevo, pochi minuti al posto del argentino Higuain, 6 per Benitez. Buona prova, ma contro la Fiorentina servirà di più. Giudizio sull'arbitro: Rizzoli preciso in ogni decisione. È piaciuta dunque la direzione di gara del bolognese al Mattino. E vediamo che cosa ha fatto la Fiorentina in vista della finale: rifila 3 gol alla Bologna. Restiamo sul Mattino, andiamo a leggere la pagina dedicata alla conferenza stampa di Benitez dopo la partita. Bel Napoli, ma dovevamo vincere. Primo pari senza gol in campionato per gli azzurri. Benitez striglia gli attaccanti, bisogna tirare di più in porta. E poi paura per Higuain, ma è soltanto una botta. Forte contusione alla caviglia per l'argentino. Stamattina la risonanza magnetica che ci dirà di più sul tenore dell'infortunio. Medici ottimisti comunque per sabato. Tackle regolare di Andreolli. Il Pipita cade rovinosamente ed è costretto a uscire in barella. In queste due fotografie l'attimo dello scontro tra Andreolli e Higuain. E poi Higuain che esce in barella dopo lo scontro con il difensore del PSG, dell'Inter Andreolli, ma non è un caso che mi sia scappato il PSG, perché nell'articolo più sotto De Laurentiis parla di Lavezzi, attaccante del PSG. È vecchia Riello, ha detto il patron rispondendo ai tifosi azzurri a Milano che gli chiedevano se è vera questa notizia di un possibile ritorno del Pocio all'ombra del Vesuvio. Il presidente ha frenato: è come una minestra riscaldata, voi riprendereste una moglie che vi ha tradito, ha detto il presidente ai tifosi. E veniamo alla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Lo spavento per Higuain fa più male del pareggio. Primo 0-0 per Benitez, riecco i cori anti-Napoli. Il Napoli si ferma sul palo, scrive il Roma nella prima pagina di Sport. Contro l'Inter finisce 0-0, ma nel finale Inler colpisce un legno che salva Mazzarri. Higuain esce per infortunio. Le pagelle del Roma: Handanovic, Reina, questo è l'Inter, questo è il Napoli. Reina 7, Enrique 6, Albiol 6 e mezzo, Britos 6, Goulam 6, Inler 7, Jorginho 6, Callejon 5 e mezzo, Amsic entrato al suo posto al 25esimo del secondo tempo 6, Insigne 6 e mezzo, Mertens 5 e mezzo, Higuain 6, sostituito da Pandev al 40esimo che non ha avuto il voto dal Roma. Volevamo vincere, ma sono contento, ora una grande finale. Queste le parole di Benitez dopo la partita, che vengono riportate dal Roma. E prima di chiudere vi voglio parlare della Juve Stabia. Juve Stabia che da ieri è retrocessa in Lega Pro. L'addio alla B ora è matematico, scrive il Mattino. Ai gialloblu non basta l'orgoglio, perdono 3-0 a Trapani.
vince invece l'Avellino, un Avellino perfetto che torna in zona playoff dopo aver battuto il Crotone al Partenio con il risultato di 2-0. E questa, amici telespettatori, era l'ultima pagina della nostra rassegna stampa, che torna domani lunedì come di consueto alle 7:30. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.